Si è conclusa la prima parte delle indagini nella spiaggia di Mare Grosso, che era diventata una discarica ormai da decenni. Adesso che cosa succederà? Il piano di caratterizzazione previsto dal codice dell'ambiente per andare a definire se un'area è da bonificare o non è da bonificare in funzione appunto di questi risultati si è conclusa con il prelievo dei campioni e il carotaggio appunto di queste aree. Adesso nei laboratori specializzati stanno analizzando questi sedimenti e vedere qual è il livello di contaminazione. A quel punto si deciderà che tipologia di bonifica effettuare, o una colmatura oppure una proprio prelievo tutto questo materiale di questo rifiuto in sostituzione con un materiale da cava che permetterà di ricoprire tutto, chiaramente togliendo prima i rifiuti dentro. A quel punto l'area si potrà definire bonificata. E ricordiamo che in quell'area erano stati sedimentati circa 5 metri di rifiuti. Ricordiamoci che lì c'è una pianificazione urbanistica molto importante, c'è il PIAU che è stato approvato nel 2023 in Consiglio Comunale, adesso andrà ad essere approvato come VAS alla Regione Siciliana, ma se non si vanno a bonificare queste aree, purtroppo la nostra, la parte più importante che si può valorizzare di più, cioè quella che si affaccia sul mare, sullo stretto, ma anche sulla parte ionica, non potrà essere utilizzata. Quindi queste bonifiche sono importanti sia per l'ambiente ma anche per lo sviluppo della città.